Perfetto, allora l'argomento di questa sera è a mio avviso molto interessante, ovvero allenamento degli addominali fra miti e falsi miti. Per quale motivo ho dato questo titolo un po' così che fa sorridere, per così dire? Perché molto spesso le persone hanno una concezione un po' errata dell'allenamento degli addominali. Si pensa che più addominali si fa e più si migliora, che magari se facciamo 1000 addominali, 2000 addominali, 3000 addominali si vede la tartaruga, e però poi ovviamente non è così. Magari qualcuno che è più preparato ci sorride sopra questo aspetto. In realtà c'è poco da sorridere perché vi posso assicurare che tantissime persone ancora hanno questa falsa credenza. Cioè, credono davvero che allenare gli addominali in maniera importante vada a dare un contributo a quello che è il miglioramento proprio dell'aspetto estetico. In realtà non è così. Allenare gli addominali cos'è che porta? Porta sicuramente a un ispessimento della parete addominale. Tradotto in parole povere, diciamo che il classico tassello addominale diventa più sporgente e di conseguenza più visibile. Però è altrettanto vero che se avete comunque un pannicolo adiposo nella media, che potrebbe essere quantificabile in 12, 13 mm, 15 mm, che è comunque poco, non sarà affatto facile vedere la squadratura, se così la vogliamo chiamare, dell'addome. E non basta aumentare di 1 mm, 2 mm il tassello per vedere gli addominali. Per avere un bel addome scolpito e visibile, c'è da lavorare sul lato alimentare. Se voi avete un pannicolo adiposo sull'addome, o comunque alcuni un po' meno, altri più importanti, comunque il primo step da fare è sicuramente quello di andare a lavorare sulla parte alimentare in modo da abbassare la percentuale di adipe affinché poi appunto questo pannicolo diventi almeno sotto ai 10 mm per cominciare a vedere poi appunto un addome visibile. È chiaro che più il tassello addominale è importante e meno sarà opportuno avere un pannicolo adiposo così sottile affinché si veda proprio la effettiva delineazione dell'addome. Più invece avete un addome, chiamiamolo piatto, così si dice in gergo, cioè quindi una parete addominale abbastanza piatta, e più è fondamentale avere una percentuale di grasso estremamente bassa, perché se no obiettivamente non si vede proprio niente. Però di base l'aspetto da curare per avere un bell'addome è sicuramente la parte alimentare. Allora, a questo punto qualcuno potrebbe insorgere dicendo: ma allora cosa gli alleno a fare gli addominali? Perché questa è una bella osservazione, è una bella domanda. In realtà allenare gli addominali è importante non tanto per l'aspetto estetico quanto per l'aspetto così possiamo chiamare salutistico. Per quale motivo? Perché il retto addominale va a sorreggere la vostra schiena e di conseguenza, da un punto di vista posturale e anche da un punto di vista di prevenzione degli infortuni, avere un addome allenato è sicuramente estremamente importante. Quindi dire ok, non alleno mai gli addominali è sicuramente un errore. Chi potrebbe, ad esempio, non allenare gli addominali? Perché c'è anche chi, a mio avviso, potrebbe anche tranquillamente non allenare gli addominali. Allora, chi ad esempio è abituato a spostare dei carichi importanti in palestra? Per me, carichi importanti mi riferisco a il culturista che sposta veramente 50, 60, centinaia di chili e che, diciamo, quando solo va ad attivare muscoli del core, comunque muscoli dell'addome per tenere il corpo stabilizzato, va a fare comunque una forte attivazione. In quel caso lì, ovviamente, è meno importante allenare l'addome da un punto di vista preventivo posturale, perché comunque sarà sempre chiamato in causa. Fermo restando che ognuno di noi nel suo quotidiano in minima parte stimola l'addome, perché solo per stare in posizione eretta dovete tenere l'addome in contrazione. Quindi diciamo che fare gli addominali è importante, però c'è anche da capire su che tipologia di soggetto. Una persona che fa un allenamento molto intenso con i pesi potrebbe tranquillamente mettere in secondo piano l'aspetto dell'addome o comunque non dedicarci tutto questo tempo. Quindi questo è un aspetto da sottolineare e da chiarire. Quando, e vi potrebbe capitare magari di incontrare, forse sì, forse no, un culturista professionista, la risposta che potrebbe dare riguardo all'allenamento degli addominali è: ma io non alleno mai gli addominali. In realtà non è che lui non allena mai gli addominali, lui li allena facendo altre tipologie di esercizi, perché quando fa uno squat con 200 kg, con 250 kg, deve avere un addome così forte per tenere la posizione, che chiaramente in quel momento non sta solo allenando le gambe, ma sta dando anche uno stimolo estremamente intenso all'addome. In ogni caso, cioè, non è che allenare l'addome è peccato.
esagerato, si può allenare l'addome, si deve allenare l'addome. Per esempio, in un'ottica al femminile sicuramente è opportuno allenare l'addome, quindi dal punto di vista della prevenzione, della postura è importante allenare l'addome, e anche dal punto di vista estetico, anche se sicuramente, come abbiamo visto, l'importanza assume un aspetto relativo se non si cura la parte alimentare. Quanto va allenato l'addome? Allora, dal mio punto di vista, anche se ci sono più metodi diversi per allenare l'addome, secondo me, quando abbiamo fatto dalle 8 alle 10 serie di addominali, ma possibilmente con il sovraccarico, ok? Possibilmente con il sovraccarico, secondo me il lavoro è già opportuno. Perché dico col sovraccarico? Sempre in virtù del fatto che, come dicevo prima, l'addome è un muscolo che è sempre allenato. Quindi spesso il carico naturale potrebbe risultare un allenamento troppo blando per andare a dare una stimolazione che poi inneschi l'adattamento muscolare. Quindi un minimo di sovraccarico potrebbe essere adeguato. Come si fa a fare gli addominali con il sovraccarico a casa, ad esempio, se non avete macchinari? Bene, utilizzando dei carichi naturali, dei pesetti, utilizzando dei dischetti, li potete mettere dietro la testa per fare il crunch, potete usare delle cavigliere per fare le graces, si può anche a casa fare degli addominali con il sovraccarico. Secondo me una persona che è già un po' allenata, se va a fare un allenamento degli addominali con il sovraccarico, è sicuramente più efficace piuttosto che fare il classico esercizio a carico libero. In più, perché, per quale motivo io vi ho dato un range di lavoro ben preciso? Perché quando si va a fare un'extra stimolazione di quel distretto muscolare, molto spesso lo stato infiammatorio cos'è che va a creare? Va a creare, come anche per gli altri muscoli, un discorso di tensione idrica. Quindi, se voi fate un esempio, ora io so bene che difficilmente voi farete la plicometria, perché magari non avete il professionista accanto a casa. Chi è, per esempio, chi seguo personalmente è qui di zona e viene a fare, se c'è chi in ufficio, io gli faccio la plicometria, ovvero la misurazione tramite la pinza meccanica dell'adipe. Cosa riscontriamo? Riscontriamo che se il cliente ha super allenato gli addominali, la regione dell'addome risulta gonfia e carica di liquidi. Quindi andare a dare una stimolazione troppo frequente anche dell'addome va a innescare un aspetto anche estetico che non è piacevole, che non è bello, perché vi ritroverete sempre quel pannicolo d'acqua sotto pelle sull'addome, ok? Quindi fare gli addominali tutti i giorni, per il mio punto di vista, non è una scelta corretta, ok? Ma è sempre meglio piazzarli quanto due volte a settimana, tre volte a settimana, comunque in ogni caso a giorni alterni. Fare un super lavoro e spezzarsi gli addominali tutti i giorni, secondo me, non è l'approccio più corretto. L'ultimo aspetto che volevo andare a toccare, e poi chiudo parlando appunto dell'allenamento degli addominali, è il discorso legato alla problematica della diastasi. Molte donne dopo la gravidanza hanno il problema della diastasi, ovvero del distaccamento della parete addominale. E molti medici a ragione dicono no, attenzione a fare l'allenamento degli addominali se avete la diastasi, soprattutto in un primo periodo. E hanno ragione. Cos'è che potreste fare però in quel caso? Fare un allenamento, allenare l'addome per esempio con il plank, quindi fare un allenamento isometrico. Il plank è un qualcosa che tutti i chirurghi consigliano anche se avete il problema della diastasi addominale. Quindi chi ha un problema di diastasi deve stare assolutamente attenta a fare gli addominali, però può fare il plank, e con il plank in maniera indiretta si allena anche l'addome. Quindi questa è un'informazione che sicuramente vi può risultare utile, adesso la dico così a tutti, però chiaramente è un qualcosa che chi ha problema di diastasi sa, e oppure se c'è qualcuno che poi ascolta questa registrazione successivamente e vuole farmi delle domande nello specifico, mi scrive in privato, ci fissiamo una chiamata e eventualmente valutiamo la situazione nello specifico. Altrimenti potremmo, nell'indecisione, chiamare in casa uno dei professionisti che lavora con noi e fissare un appuntamento e capire un attimo in che situazione si trova il cliente. Ok, però comunque l'argomento diastasi è un qualcosa molto frequente quando si va a parlare, che viene chiamato in casa frequentemente quando si parla dell'allenamento degli addominali, e la risposta è il plank si può fare. Gli altri esercizi, quindi i classici crunch, i classici leg raises, c'è da stare attenti. Prima magari è sempre meglio confrontarsi con un medico.